E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi andrò a far vedere in allevamento tutti i nuovi aggiornamenti perché ho realizzato degli spostamenti di alcuni animali e vi mostrerò anche come procede tutto in generale e andremo un pochino ad accudire insieme tutti gli animali. Adesso andiamo a vedere i nuovi aggiornamenti, ma prima di iniziare metti like a questo video per supportarmi e segui il canale e attiva la campanellina per vedere tutti i miei prossimi video. Andiamo! Allora ragazzi, iniziamo da qui la quagliera perché qui ci sono le modifiche, come potete subito vedere, qui c'è una divisione della, per ora della mini voliera delle quaglie e qui ci sono tre nuovi arrivati in questa mini voliera. Adesso un pochino comunque si spaventano perché non sono più tanto abituati a stare a forte contatto con le persone, anche a sentire la voce. E loro sono i piccoli di quaglie che erano nati un mesetto fa circa, che vi avevo mostrato in uno degli scorsi video che trovate sul canale, riguardo alla schiusa delle quaglie, quindi adesso li ho trasferite qui. Ci tengo a dire che poi cercherò adesso di dare più spazio al numero di animali, però ora per farli integrare con il gruppo più grande e comunque metterli in un luogo già adibito a quagliera, ho deciso di portarli qui. E quindi adesso andiamo ad accudire e loro hanno diciamo un colore simile ai genitori però comunque diverso e quindi potremmo utilizzarli sempre per andare a indirizzarci su diverse colorazioni da selezionare e quindi poi vedremo quando saranno più grandi diciamo il sesso di questi esemplari e niente, andiamo ad accudire tutti gli animali. Allora ragazzi, raggiungiamo un po' di cibo pellettato e questo qui è una selvaggina per primo periodo e quindi loro infatti stanno mangiando ancora il primo periodo, così è più proteico ma più che altro più adatto per loro e così hanno tutti gli elementi nutritivi di cui hanno bisogno per crescere. E adesso andiamo a raggiungere anche l'acqua. Come potete vedere lì c'è una chioccia artificiale perché diciamo essendo che le temperature sono ancora un pochino con degli sbalzi durante questi giorni, non sono molto stabili, dei giorni fa più caldo, dei giorni fa più freddo, quando li ho spostati ho deciso comunque di lasciarli lì a disposizione che se vogliono possono stare lì un pochino al caldo, comunque poi la mini voliera come sapete già avete visto in altri video è tutta chiusa con i pannelli e con i teli, quindi comunque non diciamo c'è molto freddo, però per sicurezza ho voluto lasciare la chioccia. Andiamo a cambiare l'acqua. Quindi ragazzi, procediamo nel mettere altro cibo pellettato. Questo invece nel caso è per la deposizione di uova al gruppo adulto delle quaglie, che adesso si trova in questa parte, quindi dietro della mini voliera e sono divisi dalla rete e quindi adesso andiamo anche a raccogliere le uova che già sono state deposte e oggi abbiamo raccolto due uova. Ragazzi, è pronta anche l'avena da dare oggi, quindi andiamo a dare anche l'avena a tutti gli animali. Allora, andiamo a integrare l'alimentazione di tutti i giorni con un po' di avena germogliata e in questi giorni sto testando anche un nuovo mangime, quindi anche con un granulo meno polveroso e quindi anche più grande che possa essere più facile e anche più gradito dagli animali e quindi lo sto testando e infatti come potete notare è diverso da quello che somministro di solito, quindi mettiamo qui anche un po' di avena germogliata e per il resto abbiamo già inserito anche la nuova acqua alle altre quaglie, qui è tutto a posto e quindi per quanto riguarda le quaglie sono accudite. Andiamo a dare l'avena anche al gruppo Marans, quindi inseriamo qui l'avena. Diamo l'avena anche al gruppo Amrok, quindi andiamo a posizionarla. Inseriamo anche il mangime pellettato alle Marans.
mangime anche per il gruppo Amrok. Ragazzi, per ora abbiamo raccolto questa quantità di uova, quindi 2 uova di Celadon e 3 di Amrok, e quindi però considerando che siamo in un orario ancora di metà giornata è tutto nella norma e quindi nel caso le altre che verranno poste le raccoglieremo domani. Ragazzi, sono qui nel recinto delle altre galline e volevo mostrarvi un po' i fagiani che... Ora sono in un periodo in cui il maschio inizia comunque il periodo delle danze per poi la riproduzione e quindi volevo un pochino mostrarveli. Ora ragazzi, sono qui nel recinto degli altre galline che sono qui a pascolo e quindi andiamo a portarle a mangiare. Ragazzi, adesso sono rientrati tutti gli animali qui al pollaio per, diciamo, la notte per dormire e quindi adesso chiudiamo il pollaio. Allora, ragazzi, per oggi il video si conclude qui. Ci vedremo in un prossimo aggiornamento, in un prossimo video dove vi mostrerò altre cose dell'allevamento. Quindi, se questo video vi è piaciuto, potete lasciare un like qui sotto. Potete seguirmi sul mio profilo Instagram, @galline_ornamentali, come scritto qui, per vedere i post nel dettaglio degli animali e le storie giornaliere dell'allevamento. E spero che quindi questo video vi sia piaciuto. Se avete curiosità, volete farmi sapere alcune cose, potete scrivermi qui sotto nei commenti. E nulla, da me l'allevamento è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!